nato a Corvallis, Oregon, perché papà giocava al college là, per Oregon Beavers. E ci siamo spostati via subito dopo 2 mesi perché siamo andati a Bologna, mio padre giocava là. Abbiamo girato abbastanza il mondo, cioè grazie alla sua carriera. Siamo stati a Istanbul, Caceres, Berlino, Trieste, Udine. All'inizio magari per me era un po' difficile perché comunque quando avevi le amicizie da piccolo era un problema se l'anno dopo andavi via. Ormai è chiaro che è il mio lavoro, diciamo che sono abituato. Parlo 3 lingue, inglese, italiano e serbo-croato. Se qualcuno mi chiede per che nazionale giocheresti, è difficile perché di sangue, alla fine il sangue mio è bosniaco. Sono nato in America e da tutta la vita che vivo qua in Italia, però non puoi mai scordare da dove vieni, quindi io secondo me scegliere quella bosniaca. Papà Teo è a Belgrado adesso, ha 3 anni, che sta lavorando là. La mamma invece è da sola purtroppo a Udine, lei ha il centro estetico, quindi deve stare lì per lavorare. Se fosse per me chiederei di spostarsi qua e vivere con me tutto il tempo, perché sono un mammone io. No, lei la sento ogni giorno e mi manca tantissimo già e niente. Aspetterò che venga a trovarmi a vedere una partita. Mio fratello Amar è andato a giocare a St. John's University in America e il terzo, il piccolino Dennis, vive a Roma e gioca alla Stella Azzurra. Quindi niente, d'estate ci ritroviamo tutti a Belgrado e magari trascorriamo un po' di tempo assieme. Quando mio padre giocava, faceva GM, un po' accusavo sta cosa qua che tutti dicevano lui il figlio di Teo, lui il figlio di Teo, il figlio di Teo, qua, là, là. E diciamo che comunque il mio sogno è un giorno essere migliore di papà. Io comunque devo ringraziare delle persone che non ho mai ringraziato e colgo l'occasione per ringraziare, che sono i miei procuratori Riccardo Svezia e Massimo Sorrentino. Diciamo che quando ho suonato con loro, la mia carriera diciamo che sta andando su. Devo ringraziare molto Brescia perché alla fine sono stati 2 anni stupendi, vincere un campionato è comunque una cosa che rimarrà per sempre. Cioè abbiamo fatto la storia, diciamo, là, quindi ringrazio Matteo Bonetti, grazie alla Bagaglio e l'allenatore, soprattutto Andrea Diana, perché ha avuto, diciamo, il guts di mettermi in quintetto. Torino è clamorosa, l'adoro. E per fortuna ho firmato 2 anni, quindi non sarà solo 1 anno. E l'ambiente è incredibile. C'è feeling tra noi giocatori, tra gli allenatori, tra tutti. E ovviamente quando giochiamo qua al Palo Ruffini diciamo che sentiamo molto la spinta del pubblico e li ringraziamo e speriamo che ogni domenica ci aiutino a vincere. E mi piace quando magari c'è un canestro di chiunque dei nostri giocatori che esplode tutto. E soprattutto la cosa che mi piace di più di tutto è quando lo speaker fa questa, è tutti Torino, avere la pelle d'oca.